stiamo per assistere a qualcosa di, penso, veramente clamoroso. Qualcosa che ad agosto, settembre non avremo né tanto voluto, ma neanche pensato di vedere. E sapete che vi dico a riguardo? Ma chi cazzo se ne frega? Ragazzi, è un anno e basta che facciamo schifo e io mi devo meravigliare di ciò che succede oggi? Oggi, ragazzi, è una partita come le altre, ma non perché voglio farla passare per ciò che non è, ma perché se Milan dovesse perdere succede quello, e se Milan dovesse vincere succede domenica prossima. Quindi, ragazzi, è un po' un cane che si morde la coda, no? Poi ovviamente alcuni di voi diranno: vabbè, ma se succede domenica prossima, no? Almeno abbiamo una settimana in più, sti cazzi, ragazzi. Tanto si sapeva che andava a finire così, e quindi pace, basta, facciamone una ragione. Quello che succederà oggi è il risultato di un anno di sbagli uno sopra l'altro, ma non di un anno di sbagli, forse anche di un anno e mezzo di sbagli, di errori su errori, di partite che sono andate in maniera vergognosa. Non voglio nominare Lecce, non voglio nominare Napoli, non voglio nominare Sassuolo, Monza, Salerno, e soprattutto di gente che davanti a queste partite ha fatto finta di niente, ha continuato a difendere chi non andava difeso, ha continuato a proteggere i suoi angioletti tirando fuori cose successe anni fa. E quindi adesso, oggi, quello che succederà non è tanto per i tifosi come me, che già a ottobre hanno capito che questa barca sarebbe affondata, ma ciò che succede oggi è per la gente che tuttora continua a dire che quest'anno è stato un buon anno, che continua a dire che questo campionato è da ricordare. Quindi, ragazzi, questa festa dell'azzurra è tutta per voi. Io, ragazzi, me tiro fuori. Se non volete vederli festeggiare, fate come me al 90esimo, spegnete la TV e andate a letto. Basta. Tanto 2 anni fa abbiamo trionfato noi, e chi non ci ha voluto guardare non ci ha guardato, ragazzi. Pazienza, pazienza, la ruota gira. Quest'anno è toccato a loro. E ripeto, non è una finale, non è la finale di Coppa Italia, non è la finale di Champions League, non è la Supercoppa, non è un cazzo stasera. Stasera è il calendario che ha deciso che questa partita doveva capitare in questa situazione. Stasera questa situazione non è dovuta dal caso, non è dovuta dal calendario, non è dovuta neanche dalla pioggia, è dovuta semplicemente al fatto che il vento poteva essere cambiato a giugno scorso, poteva essere cambiato ad agosto, poteva essere cambiato a settembre dopo il derby di andata, poteva essere cambiato a ottobre dopo le sconfitte con Udinese e Juventus, poteva essere cambiato a gennaio dopo le retrocessioni in Europa League. Hanno deciso che il vento invece doveva rimanere lo stesso, e quindi, ragazzi, io mi sono rassegnato a ottobre. Stasera vada come vada, per me, ragazzi, vittoria o sconfitta in dolore, per me, guarda, ragazzi, avete scelto la persona sbagliata su cui attaccarvi. Se vinceranno, cosa non probabile ma proprio sicura, vi si batte le mani, ragazzi, e si pensa all'europeo. Vi dico già che se Milan dovesse far gol, la non esultanza, che ormai è un tratto storico di questo canale, andrà avanti. Se il Milan dovesse prendere gol, non ci sarà alcun rosicaggio. Quindi, ragazzi, lo faccio perché lo devo fare, perché mi sono preso un impegno, perché su questa sedia è bello raccontare partite belle, ma si devono anche raccontare partite brutte. Diverse abbiamo già raccontate, e quindi, ragazzi, teniamo duro con questo mood fino a giugno. Poi ci sarà l'europeo e il vento cambierà, e magari, speriamo, anche l'umore. Che vi devo dire? Poi ad agosto tutti con la nuova pelle. La formazione che Pioli manderà in campo mi fa molto pensare a uno che veramente ha esaurito ogni tipo di cartuccia, ogni tipo di motivazione, ogni tipo di arma, ogni tipo di soluzione, e che si affida probabilmente alle stregonerie, perché questo mi fa pensare ciò che sta facendo Pioli con questa formazione. E quindi pazienza, ragazzi, pazienza. Lea non è abituato a fare quel ruolo, giustamente. Lo proviamo oggi come il famoso 3-5-2 con Messias mezzala. Lasciamo perdere, ragazzi, perché veramente più penso a quell'uomo più mi monta il nervoso. Dai che il prossimo anno scaldi un'altra panchina, e io non vedo l'ora, veramente non vedo l'ora. È iniziato. A me dispiace che non dico certe cose che molte persone vanno a cercarsi nei video su YouTube, perché sono consapevole che YouTube è diventato più un circo per fenomeni che un posto di gente seria, e io voglio ritenermi tale. Ma io, purtroppo, ragazzi, ho un modo di vivere il calcio assai diverso dal vostro. Quindi per me sport nasce e sport muore, fatto di vittorie e di sconfitte. Basta. Siamo sicuri di aver azzeccato la formazione anche oggi, Pioli?
Non credo. Ma se sapete che questi ti aspettano e ripartono in contropiede che hanno due velocisti in attacco e anche gli esterni non scherzano, ma mi spiegate perché cazzo state così alti? Ci avete perso 5 derby stando così alti. E oggi è il sesto. Bastoni. Pavar. Già secondo mezzo squillo, ragazzi. Gli esperimenti non funzionano. Pioli ogni volta che ha fatto un esperimento ha sempre fallito. Quando a volte veramente basterebbe non inventarsi niente. Musa è volato il primo cross, ragazzi. L'Inter questa partita non l'ha preparata. L'Inter sa che tanto come la gioca la vince. Secondo calcio d'angolo, prima è andato anche troppo bene. Occhio alla battuta di questo calcio d'angolo con Di Marco. Il marco della bandierina Pavar. Acerbi, gol. Per l'1-0 Inter. Vabbè, ragazzi, va bene, va bene, va bene. Va bene così. Va bene così. Ragazzi, va bene. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Ripeto, è il gol più indifferente della stagione. I gol che non avete dovuto prendere sono tanti. Questo, ragazzi, è veramente l'ultimo dei problemi. Cioè, ovviamente la marcatura non esiste. Ma ragazzi, non vi preoccupate. Può anche finire 6-7-8-0 oggi. Non è un problema. Come poteva finire anche giovedì. Non è un problema. La stagione ormai è già andata. Fine. Basta. Inutile stare a rimuginarci sopra. Ragazzi, oggi derby abbiamo preso gol da calcio d'angolo. Dovrebbe questo forse insegnarvi qualcosa. Ma tanto con l'allenatore che il Milan ha e che fortunatamente avrà ancora per poco, è una situazione irrimediabile. Non vi preoccupate, ragazzi. Fanno vedere i replay dicendo quanto era solo Acerbi, ragazzi. Lo ripeto per l'ennesima volta. Non è che era solo Acerbi adesso. Erano soli i miliardi di gol che abbiamo preso che erano palesemente evitabili. Il problema non è Acerbi solo adesso. Il problema è tutto quello che è venuto prima. Niente, ragazzi, non ce la fa a passare una palla a quell'uomo. Aspetta sempre all'ultimo che intervenga il Thuram. Ne fa un altro da lì, ragazzi. Prova a temporeggiare, sceglie ancora Di Marco in sovrapposizione. Di Marco, cosa ha sbagliato Lautaro Martinez, ragazzi? Cosa ha sbagliato? Altro fallo, ragazzi. Ma avremmo fatto tipo 66 falli in 25 minuti. Madonna, che palla che ha dato Renders a Musa. Adesso è un po' scoperta l'Inter. Inter scoperta, ma tanto andrà a puttane stazione. Leao. In bocca a Sommer, ragazzi. In bocca gli ha tirato. Cioè, veramente, un tiro più brutto non lo poteva fare. Ma va bene, ragazzi. Sarebbe stato un gol veramente inutile. Quindi va bene. Leao tira da fuori, la palla va direttamente in curva. Non c'è problema, ragazzi. Anzi, devo essere onesto, state giocando anche troppo bene per come avete giocato quest'anno. E questo dovrebbe dirla lunga. È un'altra palla sbagliata. Dai che siamo 3-8. Dai. Occhio a Barella. Barella Thuram. Come ha fatto a sbagliare? Sì. Che si è trovata con 5 giocatori. Abbiamo capito che anche gli altri possono sbagliare. No, perché ho visto solamente il Milan sbagliare all'inizio del campionato adesso. Quindi mi rendo conto che ogni tanto i gol clamorosi si rimangiano anche gli altri. Quindi Leao, posizione centrale stavolta, prova, difende il pallone. Cerca e trova Loftus-Cheek. Altra apertura, Musa Calabria. Sulla conclusione da parte di Calabria ha avuto la grande occasione il Milan. Abbiamo tirato. Vabbè. Sti cazzi. Ci sono Adli e Gabbia in quella zona. A sostegno Thuram c'era anche qualcosa di sospetto in area. Mkhitaryan. Cosa ha preso Maignan? Sommer da una parte. Oh, però un cross che è andato, attenzione. Tutto improvvisato, ragazzi. Milan gioca a buona la prima. Da tempo, gioca a buona la prima. Non vi preoccupate, non da oggi. In Toscana diciamo che troiaio. Fernandez per Leao. Madonna. Chiuso la Pavar. Intervento decisivo da parte. Oibò, la mia espressione è oibò. La mia parola è oibò. Ma la mia parola, ragazzi, è oibò da. Finisce 1-0 Inter. Da mesi, da ottobre, la mia parola è oibò. E quindi, ragazzi, ci vediamo per il secondo tempo. Ripeto, totalmente indolore. Proprio la partita, a me, più leggera e inutile che ci possa essere. Inizia sto secondo tempo, ragazzi. Per chi me lo chiedesse, questo mood non è di oggi. Questo mood sarà di sabato prossimo contro la Juventus. Sarà la partita con Genoa, Cagliari, Torino e Salernitana, che dove manchino all'appello come figure di merda.
tra parentesi, da qui a fine stagione. Quindi ragazzi, non vi preoccupate, tranquilli, l'entusiasmo, se va bene, lo recuperiamo ad agosto. Adesso l'entusiasmo, anche Milan ne facesse 6 adesso, non è di casa, non vi preoccupate. Quindi se qualcuno si stesse chiedendo perché, non è assolutamente legato a questa partita. Battono loro, si inizia. Certo che per chiedere a Musa di saltare un uomo come Di Marco devi essere veramente l'allenatore più imbarazzante della storia. C'è un giocatore che è nettamente in forma, che è Chukwueze. Lo metti a 20 dalla fine con la Roma, sia all'andata che al ritorno, e ora continua a tenerlo in panchina Thuram. Thuram lo può rifare e l'ha fatto. Fa 2-0, non ci arriva Maignan. Ragazzi, avevo già segnato il 2-0 sul tabellino comunque. Ma, ragazzi, ripeto, indolore, non dovevamo arrivare a oggi in queste condizioni. Ragazzi, tutto regolare, gol regolare. Questo è un gol che loro non avrebbero mai preso, perché già Tomori gli restituisce la palla, tira da fuori, Maignan è coperto ovviamente da Calabria, che commette lo stesso errore del derby di andata, ovvero non andare a prenderlo. Dentro Giroud e di Chukwueze non si vede l'ombra. Cioè, ma Musa esterno, no? Io dico, hai capito, contro il Lecce che non ci andava messo. Giustamente lo riproponi con l'Inter. Madonna, gabbia. Tra Lukaku e Thuram ne avesse tenuto uno. Lautaro Martinez dentro verso Thuram. A me pareva un po' fuori gioco, però vabbè ragazzi, no. Non conta più niente. C'è la Noglu, tira da fuori Maignan, fuori gioco infatti. Terzo Hernandez, sei veramente incredibile. Un'altra cosa vista, rivista. Parte due, tre compagni liberi sulla destra e sulla sinistra e che non vengono serviti. Ragazzi, è una cosa che va avanti da veramente da troppo tempo. Lancio lungo verso Musa, che magicamente ci arriva e la porta fuori, ragazzi. Dai che il prossimo anno queste cose non le vediamo. Voi dovete pensare sempre che il prossimo anno queste cose non ci saranno più. Guardate, io ogni partita che Pioli perde è una goduria. Per me è un mattoncino in più sulla mia autostima calcistica. Irrilevante nella mia vita, però calcisticamente sì. E non mi venite a dire che una situazione De Rossi non la potevamo creare anche noi. Ovviamente non con De Rossi, ma con un altro allenatore. Pulisic. Occhio alla conclusione alta. Madonna, ragazzi. Ha avuto l'occasione Pulisic per riaprirla. In mezzo all'area, fermo. Questi fanno gol da tutte le posizioni. In mezzo all'area, ragazzi, stoppa la palla completamente solo. È incredibile. Proprio pare che i giocatori si siano proprio arresi. Ma li capisco. Perché l'allenatore ha una colpa. E siamo d'accordo. Però poi automaticamente, quando la società sa che la colpa è l'allenatore e non interviene, a quel punto la società diventa responsabile di ciò che sta succedendo. Prova ancora Calabria, apertura su QS col mancino, palla morbida a cercare Leao che la mette QS, in zona deviazione, palo. C'è un gol di Tomori. Vincente per l'1-2, si riapre in qualche modo. C'è un gol di Tomori. Questo derby ha appoggiato lui. Da verificare, ma c'è un gol di Tomori. Fatto una parata Sommer della Madonna. Ma mi spieghi cosa esulti? Al di là che sia buono o meno, che devo ancora vedere. Non la chiamo neanche luce in mezzo al tunnel buio, perché sarebbe veramente un appellativo totalmente ridicolo. Che poi il Milan in questo derby non l'ha neanche giocato male. Il problema è che l'hanno giocato meglio e tu non sai mai prendere contromisure. Io non ci provo nemmeno più. Giallo per gabbia. Un'azione, 4 falli, ragazzi. Pulisic, Leao. Si propone ancora Hernandez in mezzo. I cross bassi, capito? Tomori. C'è il giallo. Vabbè, ragazzi, 91:30, possiamo anche staccare live. Grazie della visione. Ci vediamo alla prossima. Tomori diffidato salta la Juventus, che sarà un'altra partita dove ci faremo delle grasse risate. Alla prossima, ragazzi. Ci vediamo per la bellissima Juventus-Milan.